grazie per questo invito, che ovviamente mi è capitato qualche volta di presentare dei rapporti di società libere, quindi un po' di tempo con Vincenzo. Anch'io, come Luigi, non lo conoscevo ai tempi del Partito Repubblicano. Io allora non sono mai stato un politico, ma lavoravo giovanissimo alla Voce Repubblicana, che era un giornale che appunto cucina anche, diciamo, di tanto giornalismo, poi è stato nel corso degli anni, e è stata un'esperienza straordinaria quella. Io sono uscito alla Voce Repubblicana, sono uscito nel 79, all'inizio del 79, nella mia prima vita al Sole 24 Ore, però lì ebbi modo poi di conoscere Francesco Compagna, Ugo La Malfa, e quindi con cui, diciamo, per uno che aveva 22 anni, essere a contatto con queste personalità è stata, diciamo, una scuola anche, diciamo. Poi se mi consenti, i giornali di partito erano dei giornali di ottimo livello. Se uno pensa Pannunzio, il Pannunzio direttore del Mondo è un mito e comincia nel 49, ma il Pannunzio direttore di Risorgimento Liberale, quotidiano di partito, certo. No? Sì, sì, poi il quotidiano di partito che era stato diretto in precedenza da Alberto Ronchei, voglio dire, no? Che poi è stato direttore della Stampa, grande giornalista del Corriere della Sera, eccetera. A me è toccata poi l'avventura, poi è tutta un'altra storia, tutto un altro film, ma comunque quando era presidente Alberto Ronchei di RCS, comunque il del Corriere della Sera, mi chiese, diciamo, di il mondo era, aveva chiuso, e di riaprire il settimanale del Mondo, no? Quindi l'ho diretto per 3 anni riaprendo il settimanale del Mondo, quindi, ma c'è una storia che mi piace qui, cioè è stata l'occasione anche la lettura del libro e anche la lezione politica di Luigi Compagna per, diciamo, toccare anche i dati anagrafici, quindi, che mi stavano a cuore. E certo, il libro io gliel'ho detto quando ci siamo visti, leggendo il titolo, che vorrei leggere nella sua interezza, voglio dire, gli ho detto: le illusioni della libertà, certezza della solitudine, senza bisogno di voler sembrare nuovo. Quindi messaggio, diciamo, che io ho giudicato, come dire, gli ho detto, come titolo pessimista, voglio dire, pessimista, certo. E ovviamente poi la lettura del libro, diciamo, in parte me lo ha confermato, però allora, partendo da questo, l'ho letto al contrario, cioè l'ho letto dalla fine e sono ritornato, diciamo, all'inizio. E quindi sul discorso del pessimismo, in realtà Vincenzo Lita parla di pessimismo che racchiude la certezza del cambiamento, poi alla fine, nelle ultime pagine. E su questa parola cambiamento mi è venuto in mente che qualche settimana fa, in un'intervista, se non ricordo male, alla Stampa, Giuseppe De Rita, il padre, diciamo, del Censis, aveva fatto tracciato questo scenario. Dice: questo è un paese, l'Italia, che ogni 25 anni, esattamente dal settembre del 43, una data, diciamo, importante, improvvisamente si ritrova a fare i conti con un grande cambiamento. Quindi 43, poi passiamo al 68, 25 anni dopo, un quarto di secolo dopo, quindi grande shock, quello, diciamo, il cambiamento del 68, poi dal 68 balziamo agli anni di Mani Pulite e quindi della speranza e del rinnovamento anche qui, 25 anni dopo, e 25 anni ancora dopo siamo, diciamo, a oggi, siamo di nuovo, diciamo, con la testa e i piedi in un processo, diciamo, di cambiamento. Quindi questa parola mi ha ricordato questo scenario che ho fatto, che in effetti, però, che cosa è cambiato? Qui ritorno al pessimismo, diciamo, di Vincenzo, perché la delusione prima sulla storica diversità del PRI, quello, diciamo, di Ugo La Malfa, che poi alla fine La Malfa scompare nel 79, però, insomma, diciamo, la storia in qualche modo arriva, l'ha già raccontato Luigi, quindi non mi soffermo, ma poi quando Mani Pulite, diciamo, che è il momento, diciamo, in cui sembra esserci la possibilità, diciamo, di riprendere quel cammino della storia della diversità, in realtà non è così. Quindi questa è la prima delusione di Vincenzo Pulite.
che però si accompagna immediatamente a un'altra delusione, che è quella di Berlusconi, perché poi di Berlusconi quella non ho partecipato. Non ha partecipato, certo, però voglio dire, da osservatore non era ancora nata Società Libera, no. Perché poi Società Libera nel 97, tra l'altro avendo come ispiratore tra l'altro Nicola Matteucci, no? Che io ho conosciuto Nicola Matteucci diciamo, al Mulino con Fabio Luca Cavazza quando dirigeva il direttore del 24 ore nel 78. Quindi, insomma, lui non ha partecipato a questo, ma parla del nuovismo di Berlusconi, parla del liberismo di maniera di Berlusconi, e quindi questa è un'altra delusione, perché prima Luigi Compagna, quando parlava della leadership di Berlusconi, che è il primo che interpreta, diciamo, in modo, tra virgolette, presidenzialista, diciamo, il suo ruolo, però è una leadership presidenzialista dell'uomo forte, temperata, diciamo, però ancora, diciamo, da quello che potrei definire un po' di andreottismo, voglio dire, quindi era molto, come ha detto Luigi, mite, diciamo così. Ciononostante, però, anche lì, diciamo, le promesse sul cambiamento si arenano rapidamente e inizia, diciamo, questa fase, diciamo, che poi ci porta fine a quella di oggi, che è una fase, diciamo, di continue, per certi aspetti, delusioni. Cioè non è l'Italia, diciamo, che un liberale, diciamo, aveva immaginato potesse essere, insomma. È un altro film, è un'altra, e siamo arrivati a oggi, quello che a me sembra poi, diciamo, che questo è un punto molto complicato, perché quando sento parlare di oggi sento dei teorici, politologi anche russi, americani, che si soffermano sull'idea, parlo dell'Italia come la culla della democrazia illiberale, e qualche preoccupazione ovviamente a me viene, voglio dire. Quindi da questo punto di vista anche qui siamo mani e piedi dentro un cambiamento, non sappiamo dove va a finire questo cambiamento. Vincenzo parla diciamo, di un pragmatismo senza visione e di un vuoto sostanzialmente culturale. In parte mi sembra, diciamo, di poterlo condividere questo giudizio, anche se devo dire che il panorama politico italiano in questo momento è quello che anche Prodi qualche minuto fa, io stavo venendo in treno da Milano qui, e ho visto che Prodi ha fatto delle dichiarazioni a Bruxelles, ha detto, dice, abbiamo un'opposizione ma non abbiamo un'alternativa, non abbiamo ancora un programma, non abbiamo ancora come opposizione un leader credibile. Quindi questa è un po' la situazione, diciamo, in cui ci troviamo di fronte oggi a dover fare i conti. Società Libera, Vincenzo ha i capelli bianchi, no? E definisce Società Libera a un certo punto nel suo libro una mosca bianca, perché effettivamente, e qui il tema della solitudine, diciamo, è abbastanza chiaro, perché ovviamente nel momento in cui si canta, come dice lui, fuori dal coro, poi alla fine si rischia di rimanere soli, ed effettivamente è così. Fuori dall'orchestra. Sì, effettivamente è così. E quindi, sotto questo profilo, la mosca bianca ha avuto il merito però di ricordarci in modo sistematico quelle che erano, diciamo, delle battaglie anche di civiltà, di legalità, diciamo, della società civile che non deve essere schiacciata, diciamo, dallo Stato. Quindi è un liberalismo costituzionale, diciamo, attento alle regole, all'etica della responsabilità, nel momento in cui appunto questa cosa, diciamo, si è andata sempre più diradando, diciamo, nel panorama politico, sociale, civile italiano. E quindi da questo punto di vista è una lunga serie di delusioni personali, da questo, però anche, cioè, dall'altra parte, richiamo il merito di averci richiamato sistematicamente a una visione di una società, diciamo, liberale, società aperta, di una società che fa i conti anche con i cambiamenti e che cerca di migliorare. E, diciamo, con grande attualità, perché forse Società Libera è stata tra le prime, per esempio, a individuare quella che era la piaga di quello che poi è stato definito il capitalismo municipale,
ha insistito molto su questo tema. Durante il mese di agosto di scorso, dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova, si è parlato tanto di autostrada, delle concessioni. Ecco, sul sistema delle concessioni, sull'opacità di questo sistema, la Società Libera ha fatto una storica battaglia. Quindi ha avuto il merito, Vincenzo, di insistere su questi temi e quindi di portare una spinta di cultura liberale, liberista, liberalista, in un paese che da questo punto di vista invece tendeva e tende a perderla. E questo è il grande merito di questo sforzo e il grande merito di una battaglia personale condotta spesso in totale solitudine, e poi appunto in parte repubblicani, ma i liberali lo sanno cosa significa essere poi soli, minoranza, voglio dire, e anche come idee, E credo che da questo punto di vista sia una lezione importante che vale anche per l'oggi. Poi sono curioso di sentire proprio quello che pensa il senatore Marcucci su questo tema. Mi pare che Vincenzo non è ottimista nemmeno sul PD in questa fase, in questo momento. Nelle ultime pagine parla appunto di una fase molto... Cercavo di far capire agli amici del PD che avevano un'unica carta, il ritorno di Renzi alla segreteria, ma quanto sembra... No, mi sembra che oggettivamente sembra che questa si vada, no? Che sia questa la prospettiva. Quindi... non essendo stato un renziano e non avendo condiviso nemmeno in parte l'avventura del referendum, o quantomeno dell'interpretazione che ne ha fatto Renzi, che su cui personalmente io ho visto che non era un errore quello di puntare personalmente e di legare la sua sfida politica e il risultato del referendum. Lui dall'inizio invece ha giocato la partita in questo modo, e poi i risultati del 4 dicembre, quando è stato, sono stati quelli che sono stati. Quindi dico, un grande merito quello di Società Libera, un grande merito dell'insieme su questi punti, e grande preoccupazione, perché questo oggi è un paese che da questo punto di vista, invece di andare avanti su questo terreno, mi sembra che quantomeno si sia fermato, per non dire che delle volte va indietro. Ripeto, mi preoccupo quando sento parlare di modello di democrazia illiberale, e che questo viene quasi quasi accettato come elemento di normale dialettica e discussione politica. E, mi fermo qui per questo, non so se ci saranno negli altri interventi. Ringraziando ancora Vincenzo per quello che ha fatto e per quello che fa, e ringraziando per questo invito, che tra l'altro appunto mi ha fatto ricordare anche dei momenti che anche dal punto di vista anagrafico sono stati per me importanti e fondativi.